Sabato 2 settembre alle ore 20 sul lungomare si farà questa sagra del pesce azzurro, la sardazza appunto così come viene denominata, ed è l'ultimo evento in programma da parte dell'Associazione Turistica Trappatese che viene realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale del sindaco Santino Cosentino. È un evento importante che desidereremmo tanto si istituzionalizzasse, o meglio, si ripetesse poi nell'arco degli anni, anche negli anni a venire, come un appuntamento fisso che è appunto la sagra delle sarde, del pesce azzurro. Sardazza, si chiama così perché, è il nome di un'antica imbarcazione che risale addirittura al 1700 e al 1800, e con questa imbarcazione proprio i trappetesi, anche chi di Balestrate, andava a pesca delle sarde. Quindi si vuole in qualche modo riscoprire le nostre antiche origini, la nostra tradizione, anche perché i trappetesi come in Ciuria si definiscono a fuga sard, e quindi per questo motivo Sardazza dal nome di questa imbarcazione. Quindi vi invito tutti numerosi a venire a questa sagra del pesce, giorno 2, sabato 2 settembre, sul lungomare alle ore 20. Per fortuna abbiamo la turistica a Trappeto perché ci sta dando una mano in tutto e per tutto e li ringraziamo. E concludiamo, a meno che non ci saranno altri eventi a settembre, la stagione estiva. Sì, la sagra del pesce, della sagra, la Sardazza chiamata, sabato 2 alle 20 presso il lungomare. E spero ci sia la presenza di tanta gente, appunto a conclusione dell'estate sarebbe veramente un bel evento. E che devo dire? Probabilmente la rifaremo il prossimo anno, assieme alla turistica, cercheremo di migliorarla. Era prevista, se non erro, prima di giorno 2, per problemi organizzativi abbiamo dovuto spostarla. Comunque invito tutti a partecipare, veramente perché sarà una bellissima manifestazione.